Straight chillin' like the feeling of a horror movie, but ain't killing, just sitting to adore the beauty. So if you sorta moody, better evacuate the premises, or I have to place the emphasis on aggravated sentences. This the opposite, bliss and confidence, no stress, missing consequence, ditching prominence, so rest like Sunday afternoon, having fun, straight blasting tunes while my mind's taking off on a runway passing through. There's no slowing down, you can't stop me, y'all are weak plotters, chilling but putting in work like Rocky in a meat locker. Speak proper, cause I always got the nice words, surrounded by kinda cool flows like an iceberg. See, I stay chill, but I'm never throwing shade, just looking to shine, cooking up lines for your whole brigade. So if you plan to go against my pen, foolish, I'm tearing it down while staying chiller than a Zen Buddhist. With no worries, no stress on my mind, I work hard but I take my time, cause I'm straight chilling like a villain in his own lair, straight chilling in my village with no care. Under the shade of a palm tree in my bare feet after walking on the beach, where I'm straight chilling, just sitting by the sea, straight chilling like the breeze, I'm feeling free, just kicking back, demeanor so unmajor, trying to ride a strong hook like a young Frasier. See, I keep calm, basking in the sunlight, with one mic channeling all of the fun nights. No dumb hype, just tribing my speakers and sharpening flows to keep it live with the features. Diving it deeper, I know you couldn't wait, even though I stay on point like a good debate. I'm trying to shine more light in the sky and keep it lit like the 4th night of July. I don't try to be high, I keep my feet to the ground, but my head's deep in the clouds. Beats and the sounds will vibe to the words of a passion MC, play it in your ride when your gas is on empty, passing a Bentley with your windows cracked, try to copy the method of how I spit flows fast. Yo, I rock with the stone verse steady, see, I keep it clean on some don't curse heavy D. All I have to do is let my mental state soar, finding out how to take a gentle way forward, cause all I want is to see my nights free of strife, branching out far but deep rooted like the tree of life. See the sights and picture a nice view, we stay chill like pictures of ice cubes. With no worries, no stress on my mind, I work hard but I take my time, cause I'm straight chillin' like a villain in his own lair, straight chillin' in my village with no care. Under the shade of a palm tree in my bare feet after walking on the beach, where I'm straight chillin', just sitting by the sea, straight chillin' like the breeze, I'm feeling free. I'm feeling free. Siamo in diretta. Oh, buonasera a tutti. Buonasera, buon lunedì. Alessandro ha scoperto che può parlare da una distanza infinita dal microfono e quindi è contentissimo. Roberto diceva che finalmente non deve piegarsi di fronte al microfono. Cioè, possiamo dialogare senza avere rapporti, come si dice, con questo, col microfono. Non lo dire senza avere rapporti. Senza avere rapporti col microfono è brutta, effettivamente. No, in realtà stavo dicendo che quando mi devo avvicinare al microfono, cioè entro in un rapporto di subalternità col microfono. Cioè, hai problemi col potere, col Roberto. Potere. Stare seduto tranquillamente come in questo momento e parlare come se fossimo seduti al bar. Anche perché poi questo microfono, questa forma così fallica, subalternità. No, è proprio lo strumento del potere il microfono. È vero. No, il microfono è effettivamente strumento di potere, dà potere, e a noi dà un piccolissimo potere di poter rompervi le scatole il lunedì sera qui su Radio 32. Puntata bella piena, bella ricca, perché appunto abbiamo un'intervista, anzi abbiamo due interviste. E Roberto, chi intervistiamo oggi? Allora, questa sera avremo in collegamento telefonico un'amica, perché io sto privilegiando le persone che conosco e di conseguenza gli amici e le amiche. E questa sera avremo con noi, anche se a distanza, un'amica che si chiama Camilla Ribecchi e che è un'attrice, una regista teatrale, e che da qui a una settimana porterà in scena presso il Teatro Patologico il suo ultimo spettacolo, che praticamente racconta la storia d'amore tra Max Ernst, che era un pittore surrealista del Novecento, e la sua compagna Carrington,
che diciamo una storia molto interessante, perché ha attraversato il Novecento, tra due guerre, tra entrambi pittori surrealisti, per cui una serie di storie, intrecci sia sentimentali che sociali molto interessanti. E lei anche fa teatro anche nelle scuole, per cui ha privilegiato nel corso degli anni anche questa idea, ha unito la passione per il teatro anche al desiderio di avvicinare al teatro i bambini, i ragazzi, oltre che gli adulti, a cui poi dedica spettacoli come quello di cui parleremo più tardi. E Alessandro, invece, riproponiamo l'intervista che purtroppo non è andata a buon fine lunedì scorso. Sì. La seconda parte dell'intervista del professor Gavino Maciocco, che ci parlerà sempre del tema della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. E questa seconda parte, poi lo vedremo meglio più in là con la trasmissione, si concentra soprattutto su come affrontare il tema delle malattie croniche, quindi quali modelli assistenziali alternativi a quello esistente. E appunto ascolteremo, secondo me, le parole del professor Maciocco, che sono davvero molto interessanti, quindi vi consiglio di rimanere online e di ascoltarci. E dall'altra parte, invece, da parte mia, cominceremo ad affrontare un tema che riguarda invece la psicologia, la psichiatria nello specifico. Cominciamo a parlare appunto di schizofrenia, questa parola che fa paura solo a dirla, e cominceremo a delineare un po' quelli che sono alcuni sia principi teorici che operativi che con la radio vogliamo assolutamente portare avanti, e parleremo nello specifico di un cambio di paradigma, no? Di come è possibile lavorare con pazienti che hanno appunto difficoltà di questo tipo, hanno un disagio mentale grave, come diciamo le varie evoluzioni che ci sono, e riprendendo ovviamente le cose buone del passato. Ricordiamo che siamo a 40 anni dalla legge Basaglia, vedremo come può essere applicato nel contesto attuale alcune delle caratteristiche di un modo totalmente diverso di approcciarsi alla follia. E tutto questo sarà condito da notizie di attualità, rassegna stampa. Abbiamo un po' appunto guardato su internet le notizie che ci hanno colpito di più, e quindi adesso andiamo con la sigla e poi partiamo con tutti questi contenuti. Esatto. Radio 32, oh Radio 32, Radio 32. Allora, adesso, nell'attesa appunto di chiamare l'intervistata di oggi, lanciamo una canzone, in modo che così possiamo fare tutte le cose tecniche del caso. Thank you.
E rientriamo in studio, per appunto iniziare con l'ospite di questa sera, Roberto. Allora, sì, come dicevo poc'anzi, abbiamo in collegamento telefonico un'amica, Camilla Ribecchi, che è una attrice e regista teatrale. E, ciao a tutti. Ciao. E niente, con lei, beh, innanzitutto volevamo chiederti, farti la domanda che facciamo ad ogni ospite, cioè presentati sia a noi che a chi ci ascolta, chi sei e cosa fai e come e quando ti sei avvicinata al teatro. Va bene, mamma mia che difficoltà. Niente, sì, mi occupo di teatro oramai dal lontano 2001, no, nel 2001 anzi ho finito la scuola, quindi ancora prima. Lavoro soprattutto con i ragazzi nelle scuole e in vari teatri con degli spettacoli per loro o con loro. Ho fatto sì, la Paolo Grassi a Milano e una scuola vicino Parigi sul clown, perché ancora non ci avevo capito niente. E poi vabbè, faccio anche spettacoli miei per adulti, insomma, un po' grottesco, comico, goliardici, riflessivi. E come mi sono avvicinata al teatro? Che bella domanda. Ma è difficile rispondere. Uno dice, forse sei sempre stato immerso dentro, lo facevo addirittura al liceo quando ero ragazzina e poi non l'ho più abbandonato, mi sono fatta bastonare da lui e ho continuato così nonostante tutto. Comunque è sempre una domanda difficilissima questa di presentarsi, no? Cioè, quindi allora, innanzitutto un po' per lo spirito, devi sapere che noi qua ci occupiamo di benessere, di salute nelle sue varie sfaccettature. Innanzitutto appunto, come sappiamo appunto che lavori con i ragazzi e com'è lavorare con i ragazzi? Beh, è la miglior scuola per me in assoluto, è bellissimo, nel senso che io ho più imparato da loro piuttosto che insegnare a loro, ovviamente, sia dal punto di vista teatrale che da tutti i punti di vista. Com'è? Sì, ti insegnano veramente tanto da tutti. Una cosa che ci dicevi così nella presentazione, anche che abbiamo preparato appunto prima di questa intervista, appunto il tema dell'entusiasmo, no? Quanto è importante il fatto di in un certo senso insegnare o comunque far accedere i ragazzi a un processo appunto giocoso e che è più importante quasi questo dei contenuti, poi, no? Cioè, nel senso, assolutamente, ci sta una bellissima frase di da Montessori, tra l'altro, che non credo di citare perfettamente, però tipo che diceva che la misura di un percorso giusto di insegnamento è la felicità del bambino, no? Del ragazzo. Perché sì, perché alla fine è più importante scatenare la curiosità verso la conoscenza piuttosto che non insegnargli tante nozioni, perché poi comunque lo sappiamo tutti, il percorso lo facciamo da soli, lo fa ognuno di noi, però se non c'è la curiosità di farlo sei fregato, se invece ce l'hai, ecco. Ma sì, anche perché ormai è tutto così impostato sul dovere, no? Che comunque ok. Senti, volevo farti una domanda. Allora, no, vabbè, il tuo, diciamo, il tuo teatro, il tuo modo di fare teatro ha una particolarità, quello di tentare di costruire una relazione con il pubblico, no? Quindi attraverso il gioco, l'interazione. Ecco, in genere come funziona, cioè come vanno le cose? Cioè, quando tu ti avvicini allo spettatore, lo spettatore è pronto, è attento, è timoroso, è terrorizzato. Lo spettatore è tutto, nel senso, capita pure che è molto più bravo di me quando viene in scena. Però sì, certo, lui vorrebbe stare tranquillo, seduto spesso, e quindi a volte è anche terrorizzato nel momento in cui io vado in mezzo a loro, però è una cosa divertente, insomma. Ovviamente il teatro è la relazione, non è che l'ho inventato io, però io mi diverto proprio ad andare tanto in mezzo a loro, ad andare tanto in platea, a volte a farli salire in scena, a giocare con loro, con i bambini. Poi è una cosa,
salgono proprio loro, non è che glielo devi chiedere, proprio assalgono il palco, appena vedono un coriandolo andano e te li ritrovi in scena, e non devi stare attento perché sennò cominciano a utilizzare gli oggetti di scena, no? E quindi sì, mi piace portarlo anche tra gli adulti, quello mi diverte. Ma molto. Ti è mai capitato un adulto che dice no? Io mi uno magari super timido, chiuso. Certo, beh, ma quello si deve assolutamente rispettare, nel senso è un po' una violenza che si fa, perché giustamente uno viene là, se vuole rilassare, va bene, c'ha ragione, esatto. Quindi non deve, cioè, assolutamente chi non vuole sta lì, tranquillo. Non viene martirizzato. Tanto qualcuno che vuole salire lo trovi sempre, quindi non c'è problema. Senti Camilla, invece ci vuoi dire qualcosa sul tuo ultimo spettacolo che hai prodotto, insomma, che è in preparazione? Roberto ci diceva appunto che sulle donne che comunque hanno attraversato le varie ere storiche, le varie fasi storiche. Sì, fa parte di una trilogia e quindi con alcune donne importanti, però insomma nella fattispecie questo parla di una pittrice che si chiama Leonora Carrington, che è una pittrice che è vissuta, diciamo, a cavallo della prima e della seconda guerra mondiale. Lei era inglese, però trapiantata in Francia, poi in Messico, anzi la maggior parte della sua vita l'ha vissuta in Messico, e ha avuto una storia molto forte con un altro pittore che si chiama Max Ernst, entrambi pittori surrealisti, quindi figure di vita boemiana parigina, le follie più atroci. E però questo povero grande artista di Max Ernst ha avuto sfortuna, perché è capitato tra le due guerre, per cui tipo quando stava in Francia, che ancora la Francia era libera, lo tampinavano, lo arrestavano perché avevano paura, perché lui era tedesco. E poi quando invece la Francia è stata invasa, lo hanno arrestato i tedeschi perché pensavano che fosse una spia, che se n'era andato. E quindi lui è fuggito grazie a un'altra donna importante, la Guggenheim, e Peggy Guggenheim, e praticamente si è pure sposata poi dopo. E quindi questa povera ragazza, che era molto più giovane di lui, è rimasta in mezzo alla guerra e ci ha avuto una serie di crisi psicologiche, è stata internata, ha fatto un viaggio lunghissimo attraverso l'Europa durante la guerra, tra bombardamenti, morti, eccetera. E quindi, non so, mi ha toccato molto questa storia, soprattutto vedere che in qualche modo la guerra riesce a distruggere le persone, gli amori, le storie, tutto, e però l'arte alla fine no, perché infatti lei si è salvata, è riuscita pure lei a scappare, è andata in Messico e si è salvata grazie alla sua arte, cioè poi rispetto era una storia forte, certo. Bella da raccontare, secondo me anche importante in questo momento. Infatti una domanda che noi ci siamo fatti prima di chiamarti, no? Tu adesso hai parlato proprio del ruolo che ha l'arte fondamentalmente per consentire alle persone anche di affrontare i momenti difficili nella propria vita, adesso sintetizzo così, se mi permetti. Ti volevo chiedere, in base alla tua esperienza, che ruolo ha l'arte e nel caso specifico il teatro nel promuovere salute? Utilizzo questa formula che magari per noi ha un certo significato proprio perché abbiamo dovuto fare una radio che parla di salute fondamentalmente. Ecco, se tu hai nella tua esperienza osservato un legame tra arte e salute, arte e benessere, teatro e benessere, insomma, come meglio credi, e se c'è magari una storia, un piccolo aneddoto che proprio ha a che fare con questo aspetto, insomma. Allora, parto subito da un piccolo aneddoto, nel senso che forse non è neanche un aneddoto, non lo so, nel senso che quando io stavo a scuola a Milano, tipo una delle prime cose che ci disse una nostra insegnante fu: ragazzi, mi raccomando, non usate il teatro come terapia, perché il teatro non è una terapia. E subito tutti terrorizzati. Per quello che posso dire io, per quanto riguarda invece la mia vita,
professionalmente mi ha salvata, nel senso che cavolo, ne so, quando ero ragazzina ero bulimica, mi nascondevo negli androni dei palazzi per non farmi vedere dai miei compagni di scuola, cioè robe alto livello di stupidaggine. E se devo essere sincera, mi ha salvato nel senso che ha del tutto spostato l'attenzione da me stessa a qualcosa di più grande, più bello, e quindi mi ci sono appassionata, e quindi grazie a questo io personalmente mi sono salvata. Perciò non so bene che dire rispetto a quell'affermazione di quel mio insegnante, era una donna, non so se, boh, non te lo so dire, però a me personalmente mi ha salvata e penso che possa farlo anche con altri, se l'ha fatto con me, insomma. Certo. Ok, ok. Adesso facciamo un break musicale, in modo che... perché vogliamo parlare con te anche un po' del ruolo della donna, no? Volevamo sentire il tuo parere, anche perché metti spesso appunto grandi donne al centro dei tuoi spettacoli, e quindi così. Parleremo di questo, metto una canzone così ti diamo anche il tempo magari di pensarci un attimo. Benissimo, grazie. Grazie a te. Please remember me when I'm gone. Smile when you think about me, singing you this song, and I will look above the clouds into the great mysterious blue and think about you singing along. Now when I'm looking at you, all I see is a melody arranged in triplet form, sung so soft, and so it seems, even if I lose the moment or the tune, I'll think about you singing to me. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Remember me. Allora, hai avuto così un minuto e mezzo per pensare a una domanda incredibile, quindi no, vabbè, ecco, nel senso, cosa ne pensi di questa, appunto, la donna come donna? Io poi mi interessa, ci interessa sempre anche un po' le esperienze personali, no, in prima persona, no, quindi così su questo enorme tema della donna, società, come una donna si interagisce in questa società, ecco. Che domandona, ragazzi. Ma devo dire, io forse non ho ancora capito se sono una donna, un uomo, un criceto, una chioccia. Non lo so, nel senso, sinceramente, io non è che posso capire veramente le differenze, perché ovviamente, avendo scelto un lavoro di questo tipo, in realtà qui funziona, se riesci a portare gente a teatro e se li fai divertire, quindi sei un po' asessuato. Penso che sia non facile essere donna in questa società, neanche in questo tempo in particolare, e mi dispiace. Ma guarda, in questo momento storico anche essere uomo non è semplice, per cui... Sì, infatti, sì. Cioè, io non so, ho sempre avuto una grandissima difficoltà a trovare una grossa differenza. Sicuramente forse perché appunto il mio percorso lavorativo non è normale, cioè io sono precaria sempre, no? Io sono, ogni volta che riesci a ottenere un lavoro finisce, lo sai e sei contento e immediatamente ne devi cominciare a cercare un altro, no? Quindi è proprio la condizione fissa e perciò non sto all'interno di un percorso, una situazione che mi permette veramente di vedere, per esempio, sul lavoro la differenza.
Senti, invece rispetto al personale. Senti, invece io volevo chiederti, volevo chiederti il motivo per cui hai scelto proprio queste donne di cui poi racconti le storie, gli amori, le passioni all'interno di questa trilogia di spettacoli che hai portato in scena. Cioè, cosa c'hanno in comune la Borgia, Matahari, la Carrington, e perché hai scelto proprio queste piuttosto che altre? Certo, allora devo dire che per me in realtà io ho un paio di tematiche che sono per me fondamentali, che porto quasi sempre in scena nei miei spettacoli, che sono la guerra, appunto, e quindi la reazione o ciò che causa negli uomini o nelle donne il rapporto con la guerra, piuttosto che invece la religione. Sono due cose che mi colpiscono tanto e mi piace riflettere su questi argomenti, no? In modo scherzoso, ironico, grottesco, assolutamente, perché penso che per riuscire a colpire qualcuno bisogna andare prima del pugno, prima invece bisogna fare un po' di solletico, poi dopo allora il pugno si sente meglio. Però sono due tematiche importanti e quindi per riflettere su questi argomenti, secondo me la cosa più facile è far immedesimare in qualche personaggio, qualche persona importante, famosa, forte, che ha avuto una storia più o meno conosciuta, ma comunque forte, strana, particolare, per poter riflettere su quelle tematiche lì. Quindi, diciamo, Lucrezia Borgia per me riguarda la questione della religione, il Vaticano, eccetera. E invece Leonora, Matahari riguardano più che altro ovviamente il rapporto con il conflitto. Ok, e diamo un po' di indicazioni per chi ti volesse venire appunto a vedere, cioè nel senso come, quali sono i riferimenti sia su internet, dove sarà lo spettacolo? Allora, lo spettacolo sarà al Teatro Patologico, che è un teatro molto particolare perché ha una storia molto particolare. Loro hanno una scuola e lavorano con i ragazzi disabili, con alcune patologie, e proprio li portano in scena, però a volte fanno anche dei festival, chiamano degli spettacoli, insomma invitano degli spettacoli che fanno vedere anche ai propri ragazzi con i quali lavorano. E questo teatro si trova in via Cassia 472 e si può trovare il sito, che è www.teatropatologico.org, sul quale ci sono tutte le informazioni, il numero di telefono per prenotare, eccetera, e anche le informazioni su questo progetto, che è una cosa diciamo particolare, sono anni che c'è ed è molto emozionante, emotiva, infatti si chiama Teatro Integrato dell'Emozione. Bene. Quindi io sarò lì dal 23 al 25 di febbraio, tutte le sere alle 21, se vi va, con un altro spettacolo interattivo. Faremo praticare delle tecniche surrealiste al nostro pubblico. E quindi noi siamo un po' timidi, tendiamo a nasconderci dietro la radio, cioè nel senso che quindi sì, noi verremo ma ci nasconderemo dietro un enorme microfono. Quindi no, veramente abbi pietà di noi, cioè, se veniamo, ecco, cioè, ma non volete essere tirati in mezzo? No. Ma no, ma noi in realtà siamo dei falsi timidi, no? Ma noi siamo dei falsi timidi. Vedrai che verremo sul palco senza che tu ci coinvolga. Esatto, guarda, come i bambini, vedete un coriandolo. Vi si andate sul palco, dai. Grazie mille. Grazie. Allora, grazie a voi. È stato un piacere, ti salutiamo e invitiamo tutti, o quasi tutti gli ascoltatori che hanno seguito questa intervista a venire a vedere il tuo spettacolo. Ciao, buonasera. Grazie mille, ciao. Ciao. Ciao.
lo intentare. Io sto qui. Allora, io sto... Siamo così, in studio e, e partiamo con la rassegna stampa. Scusate, mi sono un attimo bloccato, in realtà perché ho ancora tantissimi timori su quella frase, questa mancanza di differenze tra uomo e donna potrebbe porci qualche problema con le nostre ascoltatrici femministe. Assolutamente sì, assolutamente. Però anche con gli animalisti, perché lei ha detto che non è sicura se una donna, un uomo, un criceto, per cui volendo anche gli animalisti potrebbero... Sì, ma io temo di più invece, cioè, nel senso proprio per il nostro target, diciamo, questa assenza di differenze, perché noi comunque appunto siamo per l'assoluta differenza di genere e le differenze di genere che, Alessandro, anche in salute è fondamentale, no? Cioè, come quindi no, ci sono... Ma di questo ne parleremo approfonditamente. E... Tanto qua, come dici, sbagli, questo è un campo... ci stiamo abituando. Allora, ed è il motivo per cui, allora adesso facciamo appunto, parliamo di una notizia trovata sull'Internazionale, notizia del 12 febbraio, l'articolo, anzi in realtà non è neanche una notizia, diciamo è un articolo di Anna Maria Testa, che è intitolato "L'ossessione per la felicità ci rende infelici", e questo è un grande, grande paradosso. In questo bellissimo articolo, la notizia... fondamentalmente ci dice che il corso più seguito nei 317 anni di storia dell'Università di Yale riguarda la felicità. È stata ampiamente diffusa anche dalle testate italiane, che riportano più o meno tutti gli stessi dati ripresi appunto da un articolo sul New York Times. Il corso si intitola Psychology and the Good Life, conta quasi 1200 iscritti e l'ha scelto uno studente su 4. E gli obiettivi di questo corso sono focalizzarsi sulla psicologia positiva e indurre cambiamenti nel comportamento. E gli strumenti, oltre alle lezioni frontali, ci sono quiz, compiti e progetti di cambiamento personale. E fondamentalmente, appunto, il fatto di che siamo tanto infelici dipende da tanti fattori, no? È anche un paradosso, no? Che poi nelle società più sviluppate ci sia questo grado di stress, di infelicità. Voi come la vedete? Ma guarda, io devo dirti la verità, mi accontento di stare bene, cioè la felicità anche qui, come tante altre volte ci è capitato di affrontare temi della modernità, della contemporaneità, non mi ha mai attratto, cioè non io mi vivo bene il qui e ora, non è che non aspiro a una felicità quasi come dire mitologica, cioè lo vivo come momento del qui e ora.
Sì, è proprio il fatto di porsi un obiettivo così, così astratto anche, no? Cioè, che rende difficile. E in questo articolo che trovate appunto, ripeto, sull'Internazionale, trovate anche tutta una serie di piccoli suggerimenti. A tal proposito, sapete che adesso ci sono anche le consulenze filosofiche? Mm-hmm. Ci sono molti miei colleghi psicoterapeuti che su questo appunto vanno anche in difficoltà, però le consulenze filosofiche aiutano, no? a ritrovarsi anche in questioni che appunto noi siamo abituati a scindere, no? Le cose che studiamo a scuola non ci riguardano per partito preso, e invece capire che appunto... Vabbè, la filosofia non è che si studia a scuola, la filosofia anzi magari si studiasse a scuola perché è un grande strumento per comprendere, oltre che il presente, anche la persona. Ma a me la cosa che di quest'articolo mi ha colpito è soprattutto la critica che lei fa all'effetto ricetta, fondamentalmente. Cioè, se vuoi vivere una vita felice, segui questi piccoli consigli e le persone, la vita e il mondo ti sorriderà, no? Un po' questa semplificazione della vita che in questi corsi è un po' quello che lei dice viene proposto, che viene criticata. Cioè, non è tanto la ricerca della felicità in sé che viene criticata quanto come questa viene proposta. Fatto sta che nell'articolo parla proprio anche di McDonaldizzazione, cioè il fatto che c'è questo approccio alla McDonald's, no? Fatto sta che il paninetto di McDonald's si chiama Happy Meal, che no? Rende felice, esatto, un panino ti può rendere felice. Quindi c'è questa, secondo me, aspetto della nostra società che dà estremo valore alla felicità, così quasi in maniera fine a se stessa, e io credo che la maggior parte di noi poi abbia una elevata frustrazione invece alla, a volte ai momenti difficili della propria vita, come se le difficoltà, l'infelicità, la tristezza diventino dei tabù, no? Bisogna essere sempre a tutti i costi felici. Ecco. Oppure ad esempio di quanto la felicità passi anche attraverso i consumi. Esatto, tante volte sì. Mi capita sia in televisione che guardando i manifesti per la strada, spesso si evoca il sentimento della felicità legato all'acquisto di una merce, che può essere un telefonino piuttosto che una borsa firmata. Esatto, sì. E di questo articolo una cosa da assolutamente ricordare, perché secondo me produce un sacco di infelicità, è proprio l'articolo sottolinea il fatto di controllare i pensieri negativi. Non, quante volte abbiamo sentito in varie pubblicità e non solo, appunto, libri che ti aiutano a non avere pensieri negativi, tecniche di rilassamento per non avere pensieri negativi, e come spiegano appunto bene nell'articolo, si rischia invece dell'effetto elefante blu. L'effetto elefante blu vuol dire che fondamentalmente più ti dici di non pensare a una cosa, più quella cosa ti ossessiona, e questo per vari motivi che adesso non approfondiamo, ma sembra che la nostra parte più emotiva, più legata alle immagini, non percepisce quella negazione iniziale. Quindi dire alla parte emotiva non pensare a quella cosa fa in modo che uno ci pensa, e quindi se appunto l'effetto è non pensare all'elefante blu, beh, se fino a 30 secondi fa era impossibile che qualcuno ci pensasse, in questo momento abbiamo aumentato le probabilità, perché non a un certo livello, diciamo, non percepiamo la negazione, motivo per cui tutte le campagne di sensibilizzazione antifumo sono estremamente non fumare, magari dette a un 14enne che non gli veniva neanche in mente, magari gli si è predisposta a una possibilità che prima non c'era. E quindi, ecco, questo secondo me è un aspetto particolarmente importante, no? Non pensiamo tutto il tempo alla felicità, pensiamo a fare questo, sì, a fare quello. Anche perché nell'articolo dice che poi l'effetto paradosso di questi corsi è che tra gli studenti è cresciuto in modo significativo la spinta a essere perfetti nel corpo, nella mente e nella carriera. Ecco, questo secondo me è un aspetto molto importante. Cioè, ecco, do anche la mia testimonianza, cioè, quando mi sono avvicinato comunque a questi approcci anche legati al counseling, alla crescita personale, la parte di me che è perfezionista effettivamente recepiva inizialmente queste cose come se riesco a seguire questi aspetti allora faccio bene, no? Quindi un'aspirazione al perfezionismo che produceva paradossalmente
più stress in un certo senso. Quindi ecco, questi paradossi secondo me sono molto importanti da tenere in considerazione, rischiano anche di snaturare un po' il messaggio originale. Cioè, io credo che questo articolo non è che critichi appunto l'approccio a parte della psicologia positiva o della crescita personale, quanto l'utilizzo che ne viene fatto. Certo. Faccio anche un altro piccolo esempio sul mondo dell'attività fisica, no? Un conto è, secondo me, fare esercizio fisico per stare bene, stare in forma. Diverso è il concetto del fitness, cioè quando mi alleno per abbellire il mio corpo, quindi non per stare bene, ma perché ne faccio una questione estetica. Ecco, a volte secondo me la crescita personale diventa un po' anche una crescita, un aspetto estetico. Non so se vi è mai successo che ai corsi di questi tipi la gente deve sorridere a tutti i costi, cioè una sorta di paralisi facciale. Cioè. A me è successo un po' di tutto, un po' di trovarmi stressatissimo a un corso di meditazione, mi è successo. Spesso è che la meditazione fosse la fonte maggiore di stress. Quindi un po' di musica. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. My place. Your place. Your place. A little hideaway. A little sweet escape. My place. My place. Your place. Interessanti le diciamo sempre non in diretta, cioè... ma perché è la subalternità al microfono. È la subalternità al microfono. Dobbiamo trasformare il potere del microfono in qualcos'altro, nella democrazia della comunicazione. Sì, sì, il microfono è di destra, abbiamo capito che il microfono è di destra. Quantomeno è autoritario. Poi ci non spinge so anche a essere destra. Un po' più maschilisti, no? chiediamo scusa. No, Roberto diceva che settimana prossima quindi intervistiamo assolutamente un collettivo... No? No, vabbè, io volevo, da qui alle prossime settimane mi piacerebbe intervistare anche lì un'amica che fa parte di un'associazione. Perché ricordiamo che Roberto è amico di tutti. Io sono no, di tutti, non di tutti, perché sennò anzi quelli che sono miei amici hanno solo che da vantarsi, perché non sono amico di tutti e di tutte. Ma cioè, ma no, no, non dicevamo questo, diciamo di tutte le persone interessanti, esatto. di questo. No. Al posto dell'agenda c'hai le pagine bianche. No, vabbè, che negli anni ho avuto la fortuna di incontrare persone molto interessanti che fanno attività sociale, quindi ho mantenuto con loro un rapporto che ha fatto di me anche una persona migliore, va.
E Roberto è rimasto un po'. Questo non volevo darti del democristiano. Tranquillo, no, Roberto. Assolutamente, guarda, se mi dai del democristiano, mi butto giù dal balcone. Perché no, significa ma visto, che cioè... trasmetto. No, non lo farò mai più, Roberto. Mazzone. Scusami, no, cioè... me la devi motivare perché devo capire. Ma io in realtà voglio andare nelle Langhe. Ah, nelle okay. Langhe, perché sulla Repubblica di Torino, e qui sento la mano di Roberto. Perché Repubblica di Torino, appunto, nelle Langhe il medico che si sposta a cavallo. Faccio prima e a volte la presenza di un animale aiuta i malati, quindi fa tutto, fa direttamente già pet therapy, praticamente c'è l'influenza, vieni qua, tocca il cavallo, ti do il farm, cioè tutto terapia integrata, no? Roberto, come mai questa notizia? Ma vabbè, io durante la settimana cerco sui quotidiani online notizie da condividere poi sulla pagina Facebook di Radio 32 e di tanto in tanto incontro questi personaggi eccezionali dal mio punto di vista e quindi li segnalo alla tua attenzione e alla nostra attenzione poi di fatto. E secondo me è un articolo molto carino che ti invito a riassumere. Sì, dobbiamo assolutamente riuscire a intervistarlo perché è un Roberto Anfosso, lavora in un'ASL del Cuneese e monta da quando era ragazzino. Nelle bisacce c'è tutto quel che serve e fondamentalmente appunto racconta il medico che il cavallo è il suo mezzo preferito per le visite non urgenti e di routine, tipo il controllo della pressione, un'influenza, il monitoraggio del diabete. Ogni settimana percorro da 80 a 100 km a cavallo. Nei primi 3 anni ho fatto circa 1000 visite, ora ho smesso di contarle, sono diventate troppe. Quindi è un medico ecosostenibile, assolutamente territoriale, perché comunque che ha un tipo di approccio per cui sicuramente deve essere particolare, comunque arrivare a cavallo è proprio da altri tempi. L'articolo appunto, un altro aspetto positivo di cui parla il medico è che le persone anziane in particolare si concentrano troppo sui problemi e il cavallo riesce a distrarle. Mi sembra assolutamente ineccepibile. Se una visita dura 20 minuti ne passano 10 a parlare del cavallo, dei loro ricordi. Molto spesso, continua Anfosso, ti offrono cibo e vino perché qui quasi tutti sono produttori. Stappano la bottiglia e non puoi dire di no. Significherebbe rifiutare l'ospitalità e i frutti del loro lavoro. E quindi se la gode un sacco questo medico, cioè, ci sta dando un insegnamento di vita a tutti e niente. C'è materiale per il prossimo film con Clint Eastwood, secondo me. Cioè. l'uomo che curava... A cavallo. L'uomo che curava a cavallo, sì. Adesso è arrivato il momento della rubrica di Alessandro, rubrica appunto dica no, scusa, oddio. Se vuoi la possiamo chiamare così anche. Madonna che gaffe. Diario di bordo, diario di bordo, anche detta dica diario di bordo. sì
Praticamente, di cosa parliamo oggi, Alessandro? Di... Come dicevo all'inizio della trasmissione, oggi proponiamo o riproponiamo, no? La seconda parte dell'intervista che abbiamo fatto a Gavino Maciocco, professore di sanità pubblica a Firenze, al quale ho chiesto di commentare il documento della Commissione Igiene e Sanità che era stato appunto pubblicato a gennaio scorso. E nel commentarlo lui si è concentrato nella prima parte dell'intervista sul tema delle assicurazioni private, le criticità legate a una deriva che il nostro servizio sanitario potrebbe prendere verso appunto l'aspetto privato, e invece in questa seconda parte dell'intervista si è concentrato maggiormente non tanto sulle criticità attuali del servizio sanitario, ma mi verrebbe da dire sulle opportunità che si possono scorgere all'orizzonte, cioè appunto, cioè, se questa è la situazione, quali sono delle innovazioni, delle proposte culturali per rinnovare il servizio sanitario e le pratiche di cura. Quello che ci ha detto Gavino Maciocco, diciamo, tra gli aspetti più interessanti in ambito medico-sanitario, riguardano soprattutto l'assistenza relativa alle malattie croniche, o meglio alle persone con delle malattie croniche. E che cosa vuol dire? Che fondamentalmente l'approccio alla malattia, con l'avvento delle malattie croniche, ha costretto, tra virgolette, l'organizzazione del servizio sanitario a modificare, ma non solo a modificarsi, ma non solo quello italiano, in generale tutti i servizi sanitari a livello internazionale devono modificarsi e passare da un approccio basato su una medicina che veniva definita dell'attesa, quindi aspettava che il paziente si ammalasse e venisse in ospedale, a una medicina che viene definita proattiva, cioè non è tanto la medicina, la sanità che aspetta il paziente, ma è la sanità, l'organizzazione che questa, di cui questa si caratterizza, ad andare verso le comunità, verso le persone, per sviluppare dei percorsi assistenziali e di cura. Quindi lui parlerà soprattutto di questo, e purtroppo, lo dico quasi sottovoce, un po' come la gaffa, ma non era nemmeno una gaffa sulla differenza di genere, lo dico sottovoce rispetto al tema dei medici di medicina generale, perché quello che il professore dice è che tra i principali ostacoli all'implementazione di questo modello organizzativo ci sono i medici di medicina generale, non tanto come singoli individui, ci mancherebbe, quanto un po' come organizzazione che stenta a aprirsi a questi nuovi modelli, ma ecco, ce lo dirà meglio lui. E niente, quindi vi lascio all'ascolto di questa parte di intervista e ritorniamo poi dopo in diretta. Io ho un po' la sensazione che accanto alle criticità che tu hai evidenziato, che fanno parte dell'attualità del servizio sanitario, quindi il problema appunto delle liste d'attesa molto lunghe, la deriva verso le assicurazioni, il blocco del turnover, eccetera, quindi questi aspetti che dovrebbero interrogarci per salvaguardare il servizio sanitario, credo che ci sia, e qua appunto mi piacerebbe avere il tuo contributo, accanto alla necessità di difendere il servizio sanitario, un po' questo è lo slogan che va per la maggiore anche, legittimamente, ci sia anche la necessità di proporre degli avanzamenti culturali. Ah, non c'è dubbio, la insostenibilità del sistema è legata anche al fatto che stiamo andando, affrontando il tema delle malattie croniche senza fare prevenzione, senza fare interventi di prevenzione primaria, e mantenendo un modello assistenziale centrato essenzialmente sull'ospedale. Mm-hmm. E noi sappiamo che questo approccio, cioè senza fare prevenzione, senza affrontare il tema dell'obesità, il tema della sedentarietà, del fumo, eccetera, noi nota bene che l'Italia è il paese
con uno dei più alti livelli di prevalenza dell'obesità infantile, siamo con i giovani che fumano di più e che fanno meno attività fisica, e quindi abbiamo una situazione in cui stiamo preparandoci, a alimentare, a aumentare il numero di pazienti cronici che si ammalano anche più precocemente. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che facciamo una fatica terribile a mettere in piedi un'organizzazione sanitaria di cure primarie che è quella che dovrebbe presidiare la cronicità nella maniera che dicevi te, cioè in maniera proattiva, con team che lavorano insieme, cioè tutte le cose previste dal modello del Chronic Care Model, che non sto qui a descrivere nel dettaglio. Tutto questo richiede, per esempio, lo sviluppo di strutture, anche di infrastrutture edilizie, tipo case della salute, richiede lo sviluppo di infrastrutture informatiche, perché queste cose qui le fai se hai delle strutture, richiede formazione per i medici e gli infermieri e gli specialisti, cioè è un'operazione gigantesca che richiede una programmazione che non si riesce a vedere, anche se il piano cronicità del Ministero della Sanità qualcosa dice al riguardo, ma poi come viene tradotto nelle varie regioni è un puzzle, nel senso che la Toscana fa qualcosa, l'Emilia Romagna fa qualcosa, ma soprattutto il modello lombardo da questo punto di vista è un vero e proprio un modello che fa l'esatto contrario di quello previsto dal modello nazionale, dal Chronic Care Model, ecco. E quindi noi abbiamo un modello lombardo che cerca di distorcere il concetto di sanità d'iniziativa attraverso un meccanismo di mercato privato che aggraverà sicuramente la situazione. E secondo te, Gavino, quali sono i principali ostacoli che impediscono l'attuazione concreta? Primo è la resistenza, ottusa dei medici di medicina generale a livello dei loro vertici, che è anche il frutto di una impreparazione culturale proprio di bassa lega, insomma, ecco. E questo ci deve far riflettere su due cose che forse sono due cose fondamentali, che pur con tutti i limiti dell'università, la formazione dei medici di medicina generale, come avviene in tutto il resto del mondo, deve avvenire all'interno dell'università. Secondo, bisogna pensare per il futuro a una forma di contrattazione dei medici di medicina generale diversa da quella attuale, e io credo che alla fine bisognerà arrivare a un rapporto di dipendenza se si vogliono attuare questi modelli, perché se si lascia il tutto a alla spontaneità dell'adesione di questo o di quell'altro, il rischio non si va da nessuna parte. Ecco, questo è la prima fondamentale questione. Poi c'è ovviamente tutta una questione che riguarda gli aspetti di sistema, perché il trasferimento della presa in carico dei pazienti cronici a livello di cure primarie certamente non piace agli specialisti, e quindi si è visto col diabete, in alcuni casi il diabete è diventato un campo d'azione della medicina generale, in altri casi invece c'è stata una resistenza fortissima da parte degli specialisti che non accettano che medici di famiglia si occupano in maniera diretta di queste cose, quindi c'è anche, per non parlare degli altri specialisti, dei cardiologi, eccetera, cioè l'idea cioè tutte queste cose funzionano se abbiamo un livello di condivisione all'interno di un'organizzazione sanitaria, per cui medici di famiglia, infermieri e specialisti lavorano insieme, e questo è
forse l'ostacolo più grosso al momento attuale. Qualche puntata fa su Radio 32 abbiamo parlato anche di un recente studio del New England Journal of Medicine che parlava di un'elevata incidenza di burnout tra gli operatori sanitari. L'impressione che ne ho io, provando a approfondire un po' il tema, è che secondo me c'è un legame tra come i servizi vengono organizzati, vengono ancora tuttora pensati, e anche una sofferenza poi degli operatori che in questi ci lavorano fondamentalmente. Tu rispetto a questo hai fatto delle riflessioni, hai un'idea? No, sai, è un po' dal ragionamento che si faceva prima, cioè nel senso che il definanziamento, la riduzione delle risorse, tieni conto che c'è un blocco del contratto che dura da 8 anni dei dipendenti pubblici del sistema sanitario nazionale. Ora credo che l'8 e il 9 di febbraio ci dovrebbe essere uno sciopero dei sindacati medici, e quindi c'è il senso di frustrazione in parte legato a questi motivi, al motivo del mancato turnover, ma anche della scarsa considerazione da parte di chi governa nei confronti di chi dovrebbe poi farsi carico del funzionamento di un sistema che si basa fondamentalmente sulle risorse umane e quindi sul capitale umano, e quindi il non riconoscere, non valorizzare questa cosa crea frustrazione, oltre al fatto della fatica di dover rispondere a una, soprattutto negli ospedali, a una massa enorme di richieste, avendo a disposizione sempre meno risorse. Ho un altro paio di domande per poi insomma chiudere questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme e non approfittare tanto del tuo tempo. Una è, appunto, abbiamo analizzato un po' le criticità. In base al tuo punto di vista, sia a livello nazionale che internazionale, al netto di queste criticità, sei a conoscenza anche di buone pratiche che già esistono sul nostro territorio o a livello internazionale e che possiamo comunque portare ad esempio per generare comunque dei circoli virtuosi anche? Ma senti, io ho scritto quel libro sulle case della salute, sì. Che secondo me è diciamo un tentativo per dire guardate che queste cose sono fattibili, sono fattibili senza grandi necessità di grandissime cose. Basterebbe che ci fosse un minimo di volontà politica nel farle, ecco, questo secondo me. E del resto, diciamo, in ogni parte del mondo ormai l'approccio alle malattie croniche è fatto in questa maniera. Non so se hai letto su Internazionale, l'ho riportato anche sul nostro blog Salute Internazionale, Il medico che ti salva la vita, sì. Un articolo che dimostra come anche negli Stati Uniti, anche in realtà diciamo di un sistema sanitario come negli Stati Uniti, riescono a fare dei modelli di cure primarie che funzionano benissimo, purché le persone si mettano insieme, ecco, quindi questo è e abbiano le idee chiare su come andare avanti, cioè come garantire per esempio la continuità dell'assistenza ai pazienti, che è uno dei punti centrali del chronic care model, cioè non tanto dare singole prestazioni a raffica, ma prendersi carico del paziente, seguirlo nella quotidianità e nei momenti di crisi. Questo è la vera scommessa. Chiaro. Queste cose si possono fare senza bisogno di fare delle leggi particolari, ecco. Ti chiederei di salutarci provando un po' a fare il punto, secondo te, di quelli che sono appunto gli elementi principali delle cose che ci siamo detti, con alcune indicazioni, proposte che secondo te potrebbero essere quelle prioritarie e più importanti da portare avanti, insomma, come approfondimenti e come proposte. Senti, i messaggi finali sono: uno è che bisognerebbe
bisognerebbe avere la consapevolezza di quelli che sono temi, i temi sul piatto e quali sono le cose, le poste in gioco, ecco. Uh-huh. Bisognerebbe che su queste cose ci fosse una consapevolezza, una chiarezza. Devo dire, ci sono anche dei movimenti, cioè il movimento della sanità eco e sostenibile, sì, che raccoglie tanti gruppi, che si dà da fare, che manda, ora so che c'è questa nuova iniziativa ad aprile, insomma, sì, ci sono sempre delle iniziative anche a livello nazionale, però l'impressione è che questi temi, per esempio in campagna elettorale, quasi nessuno li tratta e quindi la questione della sanità rimane sempre, diciamo, una sorta di cenerentola, anche se poi si va a vedere quali sono gli interessi degli italiani, al primo posto c'è il lavoro e al secondo posto c'è la salute, ecco. Però sulle questioni sanitarie generalmente poi si crea una sorta di, diciamo, di disattenzione, di silenzio, che non riesce a portare quelli che sono i problemi critici in primo piano, e uno di questi è la questione, secondo me, del definanziamento del secondo pilastro, e queste cose dovrebbero diventare oggetto di una discussione. Benissimo, Gavino, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. Bene, ti ringrazio, a presto allora, ciao. I remember when we met that night, listening to music that fit just right. Told me your name and I told you mine. Stayed up talking till we saw sunlight. I've never had anybody like you, making me laugh, yeah, the way you do. I turn on my charms to play it cool, but inside I'm still there. Rientriamo in studio, rientriamo e rientriamo subito con una notizia al volo, così. Notizia per, molto molto interessante, perché fondamentalmente la FNOMCEO, che è l'ordine dei medici, chirurghi, e adesso lo controllo, hanno fatto un servizio che per noi è interessante, molto interessante. Il servizio è appunto un sito internet, dottoremaeverochè.it, in cui si possono fare tutte le domande del caso, ed è un progetto per combattere le fake news in sanità. Ne avevamo parlato qualche settimana fa ed è arrivata questa iniziativa, che è attiva proprio da oggi. E, che ne pensate? Beh, secondo me è interessante, ed è interessante secondo me anche il fatto che noi in tempi non sospetti abbiamo iniziato a fare delle riflessioni. Siamo tra noi. Pezzo, no? Siamo sul pezzo, allora, nel senso che ci siamo occupati di un argomento che poi è diventato evidentemente, oppure era già sotto la lente di ingrandimento, per cui giustamente e fortunatamente qualcuno ha pensato di fornire ai cittadini di uno strumento come questo, che secondo me è importante, perché anch'io tante volte mi sento un dolorino, vado a vedere su internet che... e chi non lo fa allora è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Io non ho mai capito perché gli odontoiatri cioè perché odontoiatri? Perché nasce... No, guarda, penso anche di darti una risposta sensata. Perché prima per essere odontoiatra o dentista dovevi fare i 6 anni di medicina, no? E quindi... Capito?
Che bello fare queste domande a bruciapelo così proprio, e conoscendo Alessandro andrà a controllare subito, no, andrà a controllare così. Subito così, e così, e così. Allora, hanno fatto questa cosa, quindi parlano un po' di tutto, dei vaccini, terapie anticancro, fiori di Bach, sono un po' il CICAP della salute, no? Anche il CICAP, per chi non lo conoscesse, appunto, ha questo ruolo di appunto smascherare le bufale, anche se a volte sono accusati di essere un po' scientisti. Scientisti vuol dire essere un po' troppo ortodossi, no? Come se appunto ci fossero un po' troppe certezze. Però al di là di questo siamo andati subito a spulciare il sito ed effettivamente è molto interessante. Molto interessante, appunto, se uno va su Dottore Ma è vero che, e in questo modo staremo consigliando a tutti i nostri ascoltatori di lasciare Radio 32 per andare da quelli seri, mica come noi. Le domande effettivamente a cui rispondono sono molto interessanti, no? Da esistono fonti scientifiche infallibili a lo stress provoca il cancro, e articolano anche molto bene la risposta, no? Quindi lo consigliamo, e sarà sicuramente fonte di ispirazione, sarà fonte di ispirazione, sì. per le nostre dirette. E adesso un po' di musica, perché poi mi prendo qualche minuto per parlare di schizofrenia. Under those stars when they align, my head and my heart both realized for the very first time just how beautiful you truly are. Oh, you are. So fire, the way that you walk and the things that you talk about. I'm taking your style. I love how you do it. You're just so damn cute. I cannot contain my desire. Oh, it's true. Rientriamo per parlare di un argomento che così può essere veramente pesante alle 22:19 di un lunedì sera qualunque, ma proveremo così ad affrontarlo nel modo più che altro, più che affrontarlo in maniera esaustiva, che è assolutamente impossibile. Cominciamo a indicare un attimo alcuni principi, alcune idee, e soprattutto è anche un modo per indicarvi un approfondimento che c'è sul sito stesso di Radio 32. L'articolo è Ripensare la schizofrenia dalla prospettiva della persona, articolo scritto dal dottor Pasquale Parise, con cui abbiamo inaugurato questa rubrica che si chiama Dica 32, in cui ci concentreremo fondamentalmente sul affrontare diversi temi che riguardano sia la psicopatologia sia anche le patologie fisiche dal punto di vista delle persone. Che cosa vuol dire fondamentalmente? Riuscire a dare una serie di informazioni che aiutano a non andare in ansia, come prima cosa, dare delle informazioni scientificamente giuste, fondate, e anche tutta una serie di consigli pratici che possono aiutare chi si ritrova a vivere diversi disturbi, dare dei consigli per renderli il più possibile proattivi verso la propria situazione, affrontando e cercando di riempire quello che è un enorme buco. Perché quando parliamo di psicopatologia parliamo di comunque tutta una serie di sofferenze che sono fortemente stigmatizzate, sofferenze che spesso le persone si vergognano anche solo a dire, e su cui c'è un dibattito enorme.
In che senso c'è un dibattito enorme? Appunto, prima dicevamo esistono fonti scientifiche infallibili. Ecco, nel caso della psichiatria, diciamo che c'è un dibattito enorme su quelle che sono le cause, i fattori che scatenano un disturbo mentale. C'è anche grande confusione su questo, sia perché il tema è difficile, sia perché in realtà dopo tanti anni che si studia una cosa, se non arrivi mai a a una sintesi operativa o comunque non si arriva a maggiori certezze, comincia a venire il dubbio che forse è proprio il paradigma scientifico a dover essere ripensato. E rispondo anche ad alcuni commenti che ci sono arrivati, no, rispetto alla nostra linea editoriale, parlando appunto del fatto di siete mainstream, non citate Basaglia, e quindi noi ripartiamo proprio da questo commento, perché questa radio nasce proprio per ridare voce e senso a tutta una serie di pratiche anche che nascono nella salute mentale ma che vanno bene per la sanità tutta, che partono proprio da quel gruppo. Franco Basaglia, per chi non sapesse chi è, penso lo psichiatra che è riuscito di più a cambiare le cose, diciamo, nell'ambito dell'assistenza psichiatrica italiana, ma non solo, appunto la sua influenza poi è andata un po' in tutto il mondo. E quello che noi vogliamo provare a fare è prendere alcuni concetti per riattualizzarli, al di là ovviamente nel nostro contesto storico. Perché? Perché riprenderlo da un punto di vista prettamente politico rischia in realtà di ridurlo. In che senso ridurlo? È ovvio che erano gli anni 60, 70, anni di contestazione, è innegabile il potere culturale che ha avuto il 68 e gli anni 70 in quello che Basaglia ha fatto, cioè chiudere i manicomi e aiutare le persone che soffrivano di schizofrenia in modo totalmente diverso, cosa che per noi adesso appunto è anche abbastanza scontata, mentre al tempo era una vera e propria utopia, perché si aveva una prospettiva della schizofrenia totalmente biologica e organica, e quindi totalmente come fenomeno totalmente incontrollabile sia dalla persona stessa che da chi gli stava attorno. E sotto questa spinta, quindi, il cambiamento di Basaglia è stato sicuramente un cambiamento politico, nel senso che il suo lavoro ha portato alla riorganizzazione dei servizi sanitari e tutto questo è stata una spinta in cui i giochi politici sono stati importanti. Detto questo, molti scordano che in realtà Basaglia è stato un ricercatore. Prima di fare tutto questo è stato proprio all'università a studiare, e in un certo senso tutto questo nasce proprio perché al tempo venne rifiutato dall'accademia, dicevano che era un filosofo, diceva che tu Basaglia con questa fenomenologia non fai la vera scienza, no? Una scienza basata invece appunto sul paradigma biologico, un paradigma che vede appunto la malattia mentale come una manifestazione di un danno cerebrale. Proprio il rifiuto e il non poter entrare di ruolo all'interno dell'università lo portò all'esperienza a Gorizia, dove iniziò tutto il suo lavoro di trattare la malattia mentale in maniera totalmente diversa. Facendo che cosa fondamentalmente? Cominciando a trattare i pazienti come persone. Trattarli come persone voleva dire mettere tra parentesi la loro malattia e cominciare a scoprire bene chi erano, e ricostruendo le storie di vita di queste persone che vivevano al di sotto dell'etichetta di pazzo, malato, folle, riscoprire delle storie. E lui quello che faceva era anche ricongiungere le storie di queste persone con il fuori, e quindi ha cominciato da lì tutto un lavoro di deistituzionalizzazione, come viene detto, parola difficilissima da dire. E tutto questo discorso per dire cosa? Se al tempo era considerato un filosofo,
Attualmente le sue idee in realtà possono trovare sponde anche in ambito prettamente scientifico e addirittura neurobiologico. In quegli anni c'era proprio uno scontro tra appunto chi credeva che fosse tutto dovuto al cervello, gli organicisti, i riduzionisti vengono definiti così, e chi invece appunto aveva una prospettiva più sociale, che vedeva le contraddizioni della società e come appunto spesso il manicomio venisse utilizzato più per gestire problemi familiari che per una reale malattia che c'era dietro. E Basaglia, diciamo, tra questi due opposti si pone appunto al centro, nel senso con l'analisi fenomenologica si concentra sulla persona. Perché? Perché spesso appunto quando psichiatria e antipsichiatria si dibattono c'è il grande problema che si dimenticano entrambi in realtà della persona, perché chi riduce dal cervello, chi lo riduce come una questione politica. E a un certo punto sembra che la malattia mentale non esista. Allora, la malattia mentale non è una malattia come le altre, ma la sofferenza con cui descriviamo dietro questa parola è assolutamente reale, così come determinati sintomi. E una grande scoperta per cui meriterebbe il Nobel Basaglia è stato il fatto che tanti dei sintomi che studiava la psichiatria in realtà erano le espressioni del disagio dei pazienti, e quindi è un'unione tra le loro caratteristiche personali e quindi dovute alla loro sofferenza e alienazione e il fatto che stavano in luoghi ed erano totalmente maltrattati, quindi i gesti ripetitivi, le ecolalie, avete mai visto, non so, magari in qualche film, le persone che stanno per 10 ore in posizione rannicchiata in un angolo e riescono a stare in piedi solo appoggiandosi su un piede? Ecco, quello è un buon esempio di come una persona che ha un disturbo di questo tipo soffre e si aliena dal suo corpo talmente tanto da non sentirlo più. Allora, tutto questo per indicarvi questo articolo, Ripensare la schizofrenia dalla prospettiva della persona, articolo che in varie puntate proverò a declinarvi. L'articolo si nasce per commentare un altro articolo di Perez Alvarez del 2016, intitolato Rethinking Schizophrenia in the Context of the Person, e continua, adesso vi risparmio la mia pronuncia inglese pessima, ma diciamo sono tutta una serie di punti per cui quello che suggeriscono gli autori è il fatto di ripensare la schizofrenia, di adottare una prospettiva che, superando l'egemonia dell'approccio neurobiologico, lo consideri non più come sottoprodotto di un malfunzionamento cerebrale, ma come il disturbo della persona, i cui sintomi rappresentano un fenomeno psicopatologico specificatamente umano. Ovvero, diciamo, l'oggetto di studio quindi non diventa una parte della persona, ma tutta la persona, e la schizofrenia sembra essere un disturbo del rapporto tra la persona e il proprio contesto sociale, familiare, culturale. E ci sono tutta una serie di punti che fanno vedere come appunto ci sia uno stretto rapporto tra schizofrenia e identità. E la cosa interessante è che tutto questo viene motivato prendendo anche dati neurobiologici, e quindi la contrapposizione di 30 anni fa non c'è più. E questo è un po' il contributo che volevo dare oggi, cioè nel senso il fatto di dover superare una contrapposizione che non ha più motivo di esistere da un punto di vista teorico-scientifico, per riuscire a creare ponti tra conoscenze, perché in realtà diciamo che il punto qual è? Nel momento in cui si considera la persona, anche se uno dice depressione, anche se uno dice schizofrenia, anche se uno dice psicopatologia, non è che sta già dalla parte del nemico o è contro la persona, perché anche l'enorme tema dei farmaci in un certo senso si ridimensiona, non è più sono a favore o contro gli psicofarmaci, semplicemente è una delle cose che sta attorno alla persona, e quindi ad esempio una diagnosi, perché non utilizzarla? Non c'è nessun problema se uno si rende conto che la sta solo utilizzando per descrivere una parte di fenomeni che riguarda quella persona. E in realtà poi, in termini molto pratici, la diagnosi attualmente, finché non cambiamo ancora questo tipo di sistema, serve per avere diritti, serve per avere una pensione di invalidità, serve per avere tutta una serie di cose, anche per vedere riconosciuto il proprio malessere, ed è già un passo magari avanti rispetto a qualche secolo fa in cui c'era il demonio e basta, se uno non riusciva a lavorare o stava troppo male. Quindi questo è il primo passo, poi mano a mano nel corso delle settimane, delle puntate,
andremo nello specifico. Vi anticipo appunto che quello che si vede è che la schizofrenia è molto legata ai processi dell'identità, quindi chi ad esempio vive discriminazione o casi di discriminazione è un soggetto più a rischio, chi vive nelle periferie, chi è un migrante, chi vive episodi che mettono in seria discussione la propria persona e il suo rapporto con il mondo. E tutto questo produce tutta una serie di processi a cascata, per cui fondamentalmente quindi il cambio di paradigma che andremo a spiegare nei prossimi mesi implica il fatto che di cominciare a considerare le persone non più come cose, ma come soggetti. Che cosa vuol dire nella pratica? Che disturbo dell'identità o dell'io, diciamo, è il disturbo di essere se stessi. E questa è la prima parola per cominciare a entrare in quel mondo iperostico della fenomenologia, in cui appunto c'è un altro linguaggio per descrivere ciò che ci è più vicino, perché la vita ci fa un effetto ed essere se stessi è una cosa molto meno scontata di quello che sembra. Allora, qui continua, stavamo ragionando ancora su quello che appunto ho provato a dire con grande fatica, ragazzi, non è facile parlare di queste cose, qualche riflessione comunque c'è stata, no? Sì, sì, no, ad esempio io volevo raccontare un'esperienza personale, perché mentre tu raccontavi, cioè mentre tu spiegavi l'intervista, l'articolo, mi tornavano alla memoria pezzi di percorso di vita professionale. Io ad esempio faccio l'operatore sociale dal 1994, e quindi all'inizio, quando mi sono avvicinato alla disabilità, all'epoca lavoravo in una cooperativa sociale di Torino che si occupava di inserimenti lavorativi,
e molte delle persone con cui lavoravo erano persone che uscivano dall'esperienza manicomiale, in particolar modo dal manicomio di Collegno. E un po' una storia che poi, vabbè, spesso mi ritorna alla memoria, che vuoi un po' il fatto che non avessi esperienza, vuoi un po' che comunque in quel periodo la malattia, diciamo il disagio, il disturbo mentale era fortemente stigmatizzato, per cui grazie a queste persone che conobbi lavorando, perché noi ci occupavamo di inserimento lavorativo, incontrai Basaglia, cioè nel senso furono i lavoratori, cioè i soci della cooperativa che venivano dalle esperienze del manicomio a raccontarmi di Basaglia, e tramite la loro narrazione ho scoperto un aspetto che non conoscevo, sia di Basaglia che del grande movimento che poi portò alla chiusura dei manicomi. E racconto questo episodio perché secondo me oggi cioè gli operatori sociali, cioè coloro che lavorano con la psichiatria, con la disabilità, sono molto più basagliani, secondo me, di chi cura, gestisce, organizza i servizi, perché hanno un approccio rispetto alle persone con cui lavorano che non è, che è molto di reciprocità, cioè nel senso che io, per l'esperienza che ho visto tantissimi operatori sociali, al di là della formazione o del percorso di studi, che hanno un approccio con le persone con cui lavorano che è democratico, molto più di tanti tecnici che ho conosciuto nel corso di questi quasi più di 25 anni, che invece organizzano i servizi. È una cosa che mi fa spesso pensare. Io invece volevo dire una cosa sulla parte di cui parlavi te prima, cioè della fenomenologia e dell'esserci, no? Abbiamo parlato un po' anche tra di noi, e io credo che il discorso che Basaglia ha fatto nell'ambito della salute mentale, credo che debba essere esteso al campo della salute in generale, cioè l'esserci, essere nel mondo, essere impiegati nelle cose del mondo, ci consente di definire e promuovere salute, cioè la salute è fondamentalmente appunto essere nel mondo, esserci, no? E la salute manca quando le persone sono impossibilitate a farlo. Quindi ne parliamo a volte tra di noi in maniera ufficiosa, però ecco, inviterei, magari questo è un po' il percorso anche che faremo con Radio 32, a considerare che l'apporto della fenomenologia, secondo me, va al di là, fortunatamente, del campo della salute mentale, nello specifico della psicopatologia, come diceva Eddie, e può estendersi anche al campo della salute. Questo lo dico perché purtroppo ancora quando si parla di salute si parla solamente dello stile di vita, e mangia frutta e verdura, e corri, e non fuma la sigaretta, che sono aspetti di una certa utilità, ci mancherebbe, solamente che dicendo solamente queste cose si perde un po', secondo me, il cuore, il nocciolo della questione, che è proprio come vivi, come stai al mondo, no? Che cosa fai? E questo appunto è una cosa su cui potremmo ritornare. Perché, diciamo, proviamo a mettere in luce quello che è l'aspetto, nel senso, se io ti tratto, anche se ne so di più su alcuni aspetti che ti riguardano, come una persona, appunto, come diceva Roberto, si è in un certo senso democratici, nel senso che fondamentalmente si deve aiutare la persona a essere consapevole e capace appunto di essere lei stessa, poi a prendersi cura di sé, a decidere qual è la cura migliore per sé. E spesso diciamo che la cosa bella è che nel momento in cui si fa questo si è basagliani, anche se non si è mai conosciuto Basaglia, ecco, e quindi è un fenomeno anche spontaneo che nasce e per fortuna si ripropongono tutta una serie di situazioni, proprio perché è un atteggiamento naturale che viene, no? Quello di a un certo punto dire ok, appunto, hai questo tipo di problema, ma tu chi sei, no? Tu cosa, come posso darti una mano? E spesso
questa cosa succede, purtroppo succede in maniera quasi clandestina a volte, no? ovvero senza magari il supporto che ci vorrebbe da figure sanitarie o da chi appunto organizza e gestisce, coordina un servizio. E perché? Perché nel momento in cui appunto consideri l'altro come una persona, ci parli. Nel momento in cui invece hai una visione teorica, per cui lui è già compreso all'interno dei libri che stai studiando, lo trasformi in un oggetto. Ed è il motivo per cui la psicologia sta anche così tanto antipatica, così come anche la medicina indirettamente, nel senso, perché una persona non vuole andare a fare due chiacchiere? Perché si sente studiato, si sente che viene ridotto a oggetto, e in quell'esatto momento si sente espropriato in un certo senso di qualcosa, no? E quindi teme, non riesce ad affidarsi perché non si sente compreso. E quindi ecco, questo è solo il primo passo del difficile lavoro, che sarà quello appunto di spiegare tutti questi vari punti. E adesso un po' di musica e poi torniamo per i saluti. Je sais que toute ma vie je n'oublierai jamais ce bel après-midi au soleil de janvier. C'était tellement génial que j'en tremblote encore. Je suis rentré tout seul et maintenant je m'endors. C'est vraiment fatigant de courir tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est marrant de faire le gros balourd. J'ai sauté dans les feuilles et j'ai mangé des pierres, chassé les écureuils et labouré la terre. Je Ma qua il dibattito continua, ma come facciamo a smettere? Come noi vorremmo continuare? Adesso parlavamo. Infatti, io propongo una soluzione: potremmo fare delle trasmissioni a microfono spento. Si può fare? Potremmo provare, no, ma. Nel senso che. Si chiamano riunioni praticamente. No, nel senso che noi. Si chiama a parlare. No, nel senso che noi ci dotiamo di uno. Del microfono lo manteniamo presente e visibile, però lo spegniamo. No, ma Roberto, c'hai assolutamente ragione. Io così vi dico quello che ci stavamo dicendo. Parlavamo appunto di chi ha una posizione antipsichiatrica, no? E quindi che tra l'altro faccio un inciso, ma grazie a loro comunque se esistono le comunità terapeutiche, perché se loro non mettevano in discussione tutto non sarebbero mai state. Quindi, come vedete, abbiamo una posizione molto controversa, cioè siamo un po' con tutti, un po' contro tutti, e riusciremo forse ad esprimerci sempre meglio. Intanto prenderemo un sacco di insulti, mi sa. Vabbè, ma noi il ragionamento che ci muove è quello di voler in qualche maniera, anche se metaforicamente, liberarci dei confini. No, non vogliamo. Come andare in bagno? No, vogliamo. Cioè, nel senso che io vorrei privilegiare una riflessione che sconfina. Cioè, io non sono anti. Cioè, non. Io in passato sono stato un sacco di volte anti. Però devo confessare che mi è noi sempre. Noi siamo oltre. Ecco, infatti, mi hai rubato la parola, il termine di bocca. Oltre, andare oltre. Trans. Siamo trans, come siamo dice, trans, vabbè, non andiamo oltre, perché sennò rischiamo l'enciclica. No, ma come? No, quindi tutto siamo. Sì, nel senso che a noi ci interessa aprire delle. Come si dice, stimolare delle riflessioni, non solo nei confronti di chi ci ascolta, ma a partire da noi stessi, perché è importante ragionare, sviluppare dei dubbi, andare oltre le certezze.
È importantissimo, importantissimo, e quindi ritrovarsi nell'incertezza più totale, motivo per cui ci abbracciamo ogni fine trasmissione dicendo ma noi chi siamo, che stiamo, dove stiamo andando, ho paura, stiamo perdendo gli amici, i compagni politici, i colleghi professionali, ma ci abbracciamo fortissimamente, fortissimamente. Allora, ricordiamo gli appuntamenti perché abbiamo più appuntamenti. Allora, domani dallo Yeti trasmetteremo Le Pigne in Testa, un titolo che più lo dico all'inizio non lo capivo, ma lo capisco sempre di più, lo capisco sempre di più, e parleremo di varie cose, ci accingeremo, ci stiamo avvicinando al Disability Day del 28 febbraio, manifestazione che noi supportiamo perché ha proprio quell'idea di base che a noi piace, no? Vedere il mondo dagli occhi di chi sta in sedia a rotelle, e questo approccio ci piace perché ha a che fare con la realtà e col rapporto con il mondo, e quindi non è la solita campagna, no? Così un po' in cui maniera si rivendicano determinati, no, è proprio mettersi nei panni, appunto senza retorica, senza pietismi di nessun tipo, ma parleremo di tante altre cose perché Le Pigne in Testa è assolutamente un format, è una trasmissione senza format, quindi quello che succede succede, a un certo punto da lì c'è un microfono, è un microfono aperto, e chi vuole parlare parla. Sì, è un palinsesto incerto, no? Viviamo nell'incertezza. Sì, siamo proprio postmoderni, siamo postmoderni, forse postmoderni perché siamo più affettuosi forse. Però non siamo infelici, non si può dire che siamo infelici. È una domanda aperta, io questo non so risponderti, anche perché se poi lo dico mi sento infelice un secondo, certo, dopo, cioè certo. Appena dico che sono felice io sto un po' così, e niente, salutiamo i nostri ascoltatori, grazie per averci sopportato fino a quest'ora, e alla prossima. Buonanotte. Buonanotte.